Impresa 2C Coperture Industriali. Da oltre 20 anni nel settore lattonerie, pannelli sandwich, bonifica amianto e impianti fotovoltaici. Qualità, precisione e puntualità. Buongiorno e ben ritrovati. Tra pochi istanti in onda la prima edizione del TG Veneto News. Purtroppo tanta cronaca, parleremo di un 17enne morto nel Trevigiano in un incidente stradale, la vittima numero 12 da inizio agosto, l'ottavo ragazzo con poco meno di 20 anni. E poi parleremo ancora e vi faremo vedere le immagini di un incidente a Vescovana nella notte, un'auto impazzita esce di strada e piomba contro una abitazione ed è ricoverato in gravi condizioni l'autista. Parliamo anche delle bollette che si impennano anche per le imprese che devono pagare 9 miliardi in più rispetto allo scorso anno, del caro libri perché mandare a scuola quest'anno un ragazzo costa 1.300 euro. E poi parleremo anche del ghiacciaio della Marmolada perché c'è in corso la presentazione in questo momento di un monitoraggio da parte della carovana di Lega Ambiente dello stato di salute del ghiacciaio della Marmolada, il ghiacciaio della strage di inizio luglio, e ci collegheremo in diretta. Vi anticipiamo già che i dati sono davvero, davvero sconfortanti perché tra 15 anni potrebbe non esserci più alcun pezzo appunto di ghiaccio in Marmolada. Questo e tanto altro tra pochissimo, linea alla regia, a tra poco di nuovo in diretta. Impresa 2C Coperture Industriali. Da oltre 20 anni nel settore lattonerie, pannelli sandwich, bonifica amianto e impianti fotovoltaici. Qualità, precisione e puntualità. Formaggio asiago DOP. Tragedia nel Trevigiano, 17enne sbanda in moto e muore, stava andando dagli amici per ritirare il regalo di compleanno. È la 12esima vittima nella Marca d'agosto, l'ottavo ragazzo. A Vescovana, auto fuori controllo in piena notte, c'entra una casa. L'automobilista ricoverato in gravi condizioni, velocità sotto accusa. La crisi energetica costa alle imprese venete 9 miliardi di euro. Il Veneto e il Nord Italia sono a rischio deindustrializzazione. Il presidente di Confindustria lancia un allarme e parla di minaccia per la sicurezza del paese. L'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari lancia l'allarme. Con gli attuali costi energetici, aprire gli impianti per l'inverno potrebbe non essere più sostenibile. Studiare costa sempre di più. Libri, quaderni, zainetti, diari in aumento a causa del costo della carta e delle materie prime. Per le famiglie una spesa che arriva a 1.300 euro a figlio. Piano straordinario della regione contro la diffusione del virus West Nile. 1 milione di euro per disinfestazioni nei prossimi 10 giorni. La provincia di Padova è parte di quella di Vicenza, le aree più a rischio. Apre al Lido la mostra del cinema, edizione record per i 90 anni. Oggi la consegna del Leone d'Oro alla carriera all'attrice Catherine Deneuve. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Vi avete sentito i titoli delle notizie principali di questa edizione. Ancora una volta la cronaca in apertura, ancora una volta una vittima giovanissima sulle strade e ancora a Treviso, la 12esima vittima di questo mese funesto, mese di agosto, l'ottava vittima attorno ai 20 anni. Ieri in serata è morto un ragazzo di 17 anni, era in moto, è uscito di strada, si è schiantato contro un palo del telefono, stava per andare dagli amici perché doveva ritirare il regalo del suo compleanno che aveva festeggiato il 20 di agosto. Era un casco per la moto. Sentiamo.
Poche centinaia di metri avrebbe raggiunto gli amici che lo attendevano per consegnargli il regalo di compleanno, un casco nuovo per i suoi 17 anni compiuti il 20 agosto. Francesco Favaro è morto in sella alla sua moto, uscita di strada attorno alle 18, lo schianto contro un palo del telefono, in uscita da una doppia curva di via San Michele, nell'omonima frazione di San Pietro di Feletto. Il primo soccorso lo è stato un amico che lo seguiva anche lui in moto, ma non c'era più nulla da fare. Francesco è morto sul colpo. Il giorno dopo, sul luogo della tragedia, c'è un bocciolo di rosa lasciato a terra. Sul palo, i segni del violento impatto. Francesco era uno studente all'Istituto Casagrande di Pieve di Soligo, la vittima numero 12 sulle strade della Marca da inizio agosto, in otto con meno di 20 anni. La velocità, una disattenzione, un malore improvviso. Ora si cercano le cause dell'uscita di strada mortale. Quel tratto di strada Francesco lo conosceva bene, lo aveva percorso centinaia di volte, ma questo non è bastato a scongiurare la tragedia. 17 anni, come l'età di Kevin Carraro, lo studente di Castelfranco, travolto e ucciso da un'auto il 25 agosto. Era in bici con gli amici, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa al bar. Domani pomeriggio saranno tutti in Duomo per l'ultimo saluto. In chiesa risuoneranno le parole del rapper Dianne Five, uno dei suoi cantanti preferiti. Devi continuamente ricordarti chi sei, se no scompari dalla tua vita. E un altro incidente questa notte attorno alle 2.30, siamo in via Mazzini nel comune padovano di Vescovana, perché c'è stata un'auto impazzita uscita di strada e ha impattato contro un'abitazione. Dopo aver perso il controllo del mezzo, l'uomo che era al volante è rimasto incastrato, è stato estratto dai vigili del fuoco che lo hanno poi consegnato al personale sanitario del SUEM di Rovigo per essere trasferito in ospedale, ricoverato in gravi condizioni, e adesso sono i carabinieri che dovranno eseguire i rilievi del sinistro, anche in questo caso, insomma, sotto accusa l'alta velocità. Siamo adesso ai temi legati all'economia, a quello che sta accadendo nelle bollette. C'è l'allarme degli industriali, non solo veneti ma di tutto il nord Italia. In Veneto le imprese dovranno pagare a causa dell'aumento dei costi energetici 9 miliardi di euro in più, sono 40 in tutte le quattro regioni più industrializzate del nord Italia, quindi Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Ed Enrico Carraro, il numero uno degli industriali veneti, parla di rischio instabilità per il paese, disordini e anche di rischio deindustrializzazione per quanto riguarda il Veneto. E inoltre le sentirete tra pochi istanti le parole, dice: qualche imprenditore, lo capisco, si sta stufando ed è pronto a chiudere tutto o a vendere. Sentiamo. Il tempo è scaduto, non sono bastati gli appelli dei mesi scorsi, a nulla sono serviti gli inviti alla politica per far fronte all'emergenza del costo dell'energia. Ora aspettare i tempi dell'Europa per stabilire un tetto al prezzo del gas potrebbe essere troppo tardi. I tempi europei sono imbarazzanti perché convocano delle riunioni di urgenza a distanza di 3-4 settimane. L'urgenza a casa mia è una cosa diversa, urgenza vuol dire che ci si vede nel giro di qualche giorno, se non di qualche ora. I costi extra dovuti alle bollette schizzate in alto ammontano a 40 miliardi di euro per le imprese venete del nord Italia. Un impatto devastante, con il rischio di deindustrializzazione e minaccia alla sicurezza nazionale. Stiamo chiedendo aiuto perché la situazione è insostenibile per le famiglie dei nostri lavoratori, tanto più anche per le nostre imprese. Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, i leader delle quattro maggiori associazioni imprenditoriali hanno manifestato quella che è più di una preoccupazione ai rispettivi assessori regionali allo sviluppo economico. Dal 2019 al 2022 il totale dei costi di elettricità e gas sostenuti dal settore industriale ammontava circa 4 miliardi e mezzo di euro, mentre nel 2022 gli extra costi raggiungeranno, nell'ipotesi più ottimistica, una quota pari a circa 36 miliardi di euro, che potrebbe essere addirittura superiore e arrivare a oltre 40 miliardi. Io non ho visto nulla di simile e mio papà, che è il fondatore dell'azienda, nemmeno lui mi ha visto nulla di simile. I 40 miliardi delle regioni del nord vuol dire che per il nostro Veneto si parla nella peggiore delle ipotesi, 9 miliardi e mezzo contro un miliardo, meno di un miliardo del 2019.
La situazione ha i caratteri di straordinarietà e urgenza che non sono differibili, spiegano gli industriali in una nota. Non è più possibile mantenere le produzioni lavorando in perdita. In Veneto c'è già chi ha prolungato le ferie, chi ha fatto richiesta di cassa integrazione, chi ha chiuso alcuni reparti. Gli effetti a cascata sull'intera filiera produttiva arriveranno a breve e questo vuol dire export in frenata, piccole e medie imprese in crisi e la locomotiva non più concorrenziale con i paesi esteri. È chiaro ormai che ogni risorsa deve essere destinata prioritariamente a questa emergenza. Non mi stupirei se qualcuno vendesse o se qualcuno gestasse la spugna, perché siamo veramente in grave difficoltà. E in grave difficoltà sono anche i gestori dei rimpianti di risalita in montagna, nella peggiore delle ipotesi anche in questo caso gli sciatori non troveranno nulla di aperto. Sentiamo. Impianti di risalita, cannoni per l'innevamento artificiale e, includendo anche i mezzi a combustibile fossile, i gatti delle nevi. Questi tre elementi energivori, guardando alla stagione turistica invernale, preoccupano ANEF, l'Associazione degli Esercenti Funiviari. Tra gli impiantisti sorge il dubbio, visti i rincari energetici, converrà aprire per la stagione dello sci? Il costo dell'energia è aumentato anche di 6 volte rispetto ad agosto 2021, commenta Valeria Ghezzi, presidente di ANEF. A questo punto l'energia che serve per alimentare gli impianti di risalita e i sistemi di innevamento programmato, quando servono, a cui si aggiunge il gasolio utilizzato dai mezzi battipista, rischia di diventare un costo insostenibile. Marco Grigoletto, presidente di ANEF Veneto, quantifica i rincari dell'elettricità. Si è passati da 9 centesimi di euro per kilowattora a 50. Già lo scorso inverno la bolletta era aumentata in maniera considerevole. Ora diventa davvero difficile affrontare una stagione con costi così elevati. Questo potrebbe portare a rincari negli ski pass dal 5 al 10%. Un terremoto, quello dei rincari energetici, che sta scuotendo dalle Alpi agli Appennini un settore che, includendo l'indotto, vale 6 miliardi e mezzo di euro di fatturato e 75.000 posti di lavoro. Prendendo i dati del WWF di un paio d'anni fa, quindi ben prima dei consistenti aumenti del costo dell'energia elettrica, l'innevamento delle piste da sci italiane comporta l'utilizzo di 600 gigawattora di energia, pare il fabbisogno energetico annuale di 1,5 milioni di abitanti. Un gigawatt corrisponde a 1 milione di kilowatt. Vecchio prezzo dell'energia, 9 centesimi per kilowattora per un totale di 54 milioni di euro di spesa per i sistemi di innevamento in Italia. Nuovo prezzo dell'energia, 50 centesimi per kilowattora con la spesa che tocca i 300 milioni. E c'è invece chi ha già deciso di tenere chiuso in inverno. Andiamo in una piscina a Padova dove sta per arrivare una bolletta record da 1 milione di euro. Sentiamo. Caro bollette, è diventato un muro insormontabile per noi. Siamo passati da un costo che in qualche maniera cercavamo di tenere agevolato con le quote leggermente superiori, a un qualche cosa che oggi non è più affrontabile. Da un costo di 300.000 euro all'anno, la previsione, con l'aumento del 400% del gas, è di una bolletta da 1 milione di euro, un costo insostenibile. La piscina, purtroppo, così, se non interviene in alcun modo il governo, la nostra regione, il nostro comune, qualcuno degli enti che sono preposti per farlo, non può andare avanti. Impensabile quadruplicare i prezzi di ingressi e abbonamenti, e così Dimitri Barbiero, sconsolato, è costretto a chiudere la piscina per l'inverno, e poco importa che con l'estate ci sia stato il pienone. Per noi tutto l'incasso dell'estivo, che tutto sommato, perché le persone erano a casa, perché le vacanze sono state brevi, perché è stato molto caldo, sono venute in piscina, è servito per pagare il mutuo che avevamo preso a marzo per riuscire a pagare le bollette. Sorte analoga anche per le piscine del Plebiscito, sempre dello stesso gruppo. Qui ne rimarrà aperta 1 su 4 per consentire l'attività agonistica, perché questo centro in 50 anni ha sfornato e sforna campioni. Attualmente campioni d'Italia nella pallanuoto, in Europa, unica realtà padovana con la Coppa Campioni. Per non parlare di tutto l'aspetto sociale, con i corsi per le scuole, per i ragazzi in difficoltà, valvola di sfogo per i giovani provati da questi anni difficili, per le famiglie. Servono aiuti per tenere aperto in Calzabarbiero, che in questi anni ha fatto interventi per migliorare
milioni di euro per rendere da un punto di vista elettrico autosufficienti le strutture. In altre regioni sono già stati attivati dei meccanismi di salvaguardia dell'attività sociale, soprattutto nelle piscine. Noi non chiediamo di essere ovviamente supportati totalmente, ma riuscire a tenere in piedi un'attività. Domani la riunione definitiva, ma a Padova probabilmente nelle scuole ci sarà la settimana breve per poter al sabato restare tutti a casa, spegnere le luci, spegnere le caldaie e risparmiare così almeno 400.000 euro. Sentiamo. Si allarga il fronte delle amministrazioni che, di fronte al caro energia e all'arrivo delle bollette stratosferiche, chiedono a presidi e dirigenti scolastici di rivedere il piano scolastico e di ragionare sulla settimana corta. E così, come aveva fatto Verona, che per prima ha lanciato la proposta, a ruota arriva anche Padova, che nelle vesti dell'assessore alle politiche educative e scolastiche ha preso carta e penna e ha scritto ai presidi delle scuole primarie e medie, rilanciando la proposta. È una proposta che noi facciamo naturalmente, che lasciamo poi vagliare ai vari istituti, di poter utilizzare l'edificio soltanto in 5 giorni settimanali. Ma che fare con le ore di lezione del sabato che verrebbero meno? La proposta dell'assessore è rilanciata ai presidi e di allungare di 45 minuti al giorno l'orario dei 5 giorni di lezione. Si tratterebbe di aggiungere appunto un quinto dell'orario del sabato a ciascuna giornata, quindi non mi sembra proprio eccessivo. Poi chiediamo la collaborazione, non imponiamo nulla e speriamo che i dirigenti scolastici, ma soprattutto i consigli di istituto, accolgano questa proposta che mi sembra di buon senso in questo momento. L'iniziativa riguarderebbe 3 istituti comprensivi su 13, ma il passaggio fondamentale sarà quello dei consigli di istituto, dove anche i genitori, soprattutto loro, dovranno dare il via libera. L'operazione settimana corta piace anche all'amministrazione provinciale di Padova, che ha competenza su 37 scuole superiori e suddivisi 64 plessi scolastici disseminati in tutto il territorio. 55.000 studenti che ogni giorno si muovono per andare a scuola, il fatto di farli stare a riposo un giorno è una condizione che coinvolge molti più enti. L'amministrazione provinciale sta lavorando proprio in questi giorni insieme a tutti i consiglieri provinciali e il consigliere con la delega alla scuola Alessandro Bisatto, proprio per interloquire con tutti gli istituti scolastici. Incontro già segnato in agenda per giovedì 8 settembre, molteplici gli attori chiamati in causa, come anche i nodi da sciogliere in tema di scuole superiori, tra questi quella del trasporto pubblico, impegnato anche al sabato e che dovrà ricalibrarsi. E adesso invece parliamo dell'inflazione. Sono appena arrivati i dati dell'Istat, li leggiamo assieme: 8,4% l'aumento dei prezzi, è mai così elevato il tasso di inflazione dal 1985, sono quindi quasi 40 anni. E sicuramente se ne accorgeranno le mamme e i papà che acquisteranno il corredo per la scuola del proprio figlio, che quest'anno può arrivare a costare anche 1.300 euro. Sentiamo. Ogni anno è una stangata, ma stavolta il conto rischia di essere ancora più salato per le famiglie alle prese con l'acquisto dei materiali per la scuola. Quaderni, astucci, diari e zainetti si presentano con prezzi ritoccati dal 7 al 10% in più, secondo l'analisi del Codacons, che attribuisce gli aumenti al caro energia e alla crisi delle materie prime, anche se in realtà le ricadute si faranno sentire davvero l'anno prossimo. Ovviamente c'è stato, per quanto riguarda l'aspetto cartaceo, un aumento, perché la carta purtroppo è aumentata ed ora sarà anche un problema da gestire per gli editori che pubblicano i libri scolastici, perché sembra che ci sia veramente carenza di reperibilità della carta. Per esempio questo viene 16,5, che credo l'anno scorso era 14,5, però siamo ancora a livelli accettabili, insomma. Quello che ci preoccupa sono i rincari dell'anno prossimo, perché qua con sta roba qua dell'energia, del gas, non è tanto per noi, ma sono le aziende che aumentano. I rincari più evidenti riguardano soprattutto i prodotti firmati da influencer e youtuber amati dai giovanissimi. Un set griffato può costare fino a 588 euro a studente, a cui vanno aggiunti il materiale tecnico, compassi, righe e dizionari e i libri di testo, con il mercato dell'usato che di fronte a volumi aggiornati annualmente non sempre è la risposta. Tutti i materiali scaricabili da internet, che non è possibile
quasi sempre scaricarli nuovamente in una seconda volta. Per risparmiare, meglio rinunciare alle mode e, se ci si rivolge alla grande distribuzione, controllare bene i prezzi. Spesso, attirati dai prodotti civetta venduti sotto costo, si finisce per acquistare anche materiale molto costoso e magari non strettamente necessario. Lo stesso vale per l'e-commerce. Chi non acquista per tempo, soprattutto i libri, rischia alla fine di pagare di più. Per quaderni e zaini, al contrario, conviene aspettare. Passato settembre, molti prodotti rimasti in magazzino si presentano a prezzo scontato. E torniamo ad occuparci invece adesso del virus West Nile, perché la regione mette 1 milione di euro per le disinfestazioni straordinarie, soprattutto in due province, Padova e Vicenza. Sentiamo. Incubo West Nile, continuano i contagi, le condizioni climatiche non aiutano. Così la Regione Veneto, in accordo col Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, vara un piano straordinario per il contrasto e la diffusione del virus. Si va ad aggiungere ai piani che sono già previsti, che hanno già funzionato e sono operativi, questo piano che prevede azioni di consapevolezza, informazione, ossia i sani e corretti comportamenti nei confronti della popolazione, ma anche disinfestazioni sul territorio più interessato. Previsti una serie di interventi da attuare nei primi 10 giorni di settembre, obiettivo ridurre le nuove infezioni nella popolazione più a rischio. Creato una mappa con la divisione dei territori in zone rosse, arancioni, gialle e bianche, in base ai livelli di criticità, con il rosso livello 4, rischio elevato, che permetterà di indirizzare gli interventi. Oggi le due zone più critiche sono il Padovano e una parte del Vicentino, in cui ci saranno una disinfestazione straordinaria, larvicida e adulticida. Questo proprio nell'ottica di andare a incidere. Contemporaneamente vengono potenziati i laboratori di microbiologia per avere una diagnosi immediata e tempestiva. 6 comuni che ricadono nell'USL Saiuganea, che hanno territori in zona rossa. I casi di West Nile attualmente sono 152 nella nostra azienda. Di questi 152 casi, poco meno della metà sono forme invasive, cioè sono delle forme neurologiche, quindi sono persone sostanzialmente ricoverate proprio perché hanno sintomi gravi. Vediamo più o meno 4-5 casi al giorno. Il livello 4 è quindi rossi, oltre al Vicentino, anche Treviso, Rovigo e i comuni di Venezia e Spinea. L'adozione del nuovo strumento di valutazione del rischio con la mappatura per colore consente di individuare i comuni a più alta criticità, permettendo di concentrare gli interventi in base ai dati di sorveglianza epidemiologica raccolti da USL, Regione e Istituto Zooprofilattico in quelle aree dove si potrebbero verificare il maggior numero di casi nelle prossime settimane. Un piano articolato da 1 milione di euro che vuole mettere sotto controllo le aree critiche e quelle potenzialmente tali, con un continuo monitoraggio della situazione e verifica del piano stesso. Previsti interventi straordinari larvicidi e adulticidi dei comuni ad alto rischio o nei comuni a medio rischio ma in stretta continuità urbana con i comuni in area rossa. Implementata la comunicazione per i corretti comportamenti da tenere, come l'adozione di misure di protezione individuale, ma anche intensificazione del controllo, dell'efficacia e dei trattamenti effettuati. Michele Merlo poteva essere salvato se si interveniva subito, se fosse stato curato subito. Sono arrivati gli esiti della super perizia dopo la morte del cantante vicentino di Rosà. Sentiamo. Michele Merlo poteva essere salvato. A stabilirlo sono gli esiti della super perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari di Vicenza, Nicolò Gianesini, e depositata nelle scorse ore dal medico legale Antonello Cirnelli e dall'oncologo Walter Bortolussi. Con la diagnosi giusta, dicono gli esperti, il cantante di Amici avrebbe avuto buone possibilità di sopravvivenza. Un'affermazione che aggrava la posizione del medico di base rosatese, Vitaliano Pantaleo, unico indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura Berica, al quale Merlo si era rivolto il 26 maggio dello scorso anno per un vasto ematoma sulla coscia sinistra che il medico aveva diagnosticato come una semplice strappo muscolare. Dopo quella medicazione, Michele era tornato a farsi visitare anche qualche giorno dopo, all'inizio di giugno, all'ambulatorio di Vergato a Bologna. In quel caso lo specialista gli aveva diagnosticato una tonsillite, ma la procura emiliana, nella prima indagine aperta subito dopo il decesso del 28enne, aveva scagionato il medico, sostenendo che a quel punto per salvare Michele fosse ormai troppo tardi. Solo se la terapia corretta fosse stata somministrata a partire dal 27-28 maggio, sostengono gli esperti, il cantante avrebbe avuto la probabilità di sopravvivenza tra il 79 e l'87%.
Da parte sua Vitaliano si è sempre difeso, dicendo di essere stato tratto in inganno dalle parole di Michele, che aveva attribuito l'ematoma ad una botta presa durante un trasloco, e di non avere più visto il paziente nonostante la raccomandazione di tornare per un controllo. Due spiegazioni che erano bastate agli ispettori inviati dalla regione per dichiarare corretto il suo operato. La superperizia verrà ora discussa con i consulenti il prossimo 29 settembre e toccherà al GIP stabilire se l'errata diagnosi di Vitaliano sia stata decisiva per la morte del cantante rosatese, tanto da costargli un'accusa di omicidio colposo. La carovana dei ghiacciai sta presentando proprio in questo momento in diretta a Padova l'esito dei carotaggi, delle indagini sul ghiacciaio della Marmolada, il ghiacciaio dove c'è stata la strage a inizio mese di luglio. Purtroppo notizie pessime, perché ormai del ghiacciaio non c'è quasi più nulla. Andiamo in collegamento con la nostra Gabriella Basso. Sì, buongiorno da Padova, siamo al Museo di Geografia, dove la carovana dei ghiacciai in questo momento sta dando quelli che sono i dati del monitoraggio sui ghiacciai d'Italia, ma in particolare sul ghiacciaio della Marmolada, dove quest'estate, ricorderete, c'è stata la tragedia che ha visto coinvolte 8 persone che sono morte, 8 morti, 11 complessivamente, con anche degli stranieri. Con me qui c'è Aldino Bondesan del Comitato Glaciologico Italiano dell'Università di Padova. Allora, la Marmolada, quali sono le sue condizioni, come sta? In questo momento la Marmolada sta soffrendo, come la gran parte dei ghiacciai italiani, è in forte ritiro, ed è un ritiro che ha subito una forte accelerazione negli ultimi anni. Cioè, troviamo oggi che l'estensione delle masse glaciali è notevolmente ridotta. Si è parlata sempre della possibilità di evitare quella tragedia, eppure tanti hanno detto che è un fenomeno normale, tutto sommato, nella vita di un ghiacciaio. Sì, è così. Nella vita di un ghiacciaio noi, specie in questo momento, abbiamo dei fenomeni di ritiro, abbiamo un incremento dei crolli che si registra in tutto l'arco alpino. Prevedere questo tipo di fenomeni è molto difficile, anche perché non esiste una rete di monitoraggio che possa monitorare quasi 900 ghiacciai solo per il settore italiano. Senta, ma allora come sarà? Come dovremo vivere la montagna in futuro? Bisogna avere consapevolezza di quelli che sono i rischi che si incontrano in alta quota, cioè la montagna si può frequentare, ma bisogna farlo con gli accorgimenti necessari, sia in termini di conoscenza dell'ambiente e anche di dotazioni tecniche. Questo, diciamo, continua gente che va in montagna sia per passeggiate ma anche per sciare, ci sarà anche qui un cambiamento? È probabile che un cambiamento vi sia, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità della neve. Oggi ricorriamo all'innevamento artificiale per praticamente il 97% delle piste da sci, ma con l'innalzamento della temperatura in quota anche la conservazione della neve non sarà più possibile. Quindi ci sarà senz'altro una riduzione delle possibilità legate allo sci. Quindi insomma dovremo anche noi cambiare le nostre abitudini probabilmente in futuro per salvaguardare non solo i ghiacciai ma la montagna in generale. Da Padova è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso, grazie anche al professore. Siamo adesso a parlare della Fiera del Riso di Isola della Scala, che ripartirà a metà di settembre. Ha portato cuochi e fornelli nella sede del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per presentare l'edizione della ripartenza, un'edizione che potrebbe attirare 500.000 di persone. Mancano 15 giorni alla partenza della Fiera del Riso di Isola della Scala e i maestri risottari che negli stand prepareranno il piatto tipico hanno voluto dimostrare la propria abilità a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale a Venezia. Durante la pausa dei lavori, a rappresentanti dei diversi partiti sono stati offerti assaggi del risotto all'isolana e di uno alternativo alle erbette.
Mai come quest'anno la Fiera del Riso e la Regione Veneto sono in forte sinergia, in forte collaborazione, visto che abbiamo lavorato e sarà presente ancora di più la Regione Veneto anche con gli stand di Veneto Agricoltura, che è la società di ricerca e sperimentazione, che è un vero e proprio gioiello della Regione Veneto per dare ancora più valore alla Fiera del Riso, che è una manifestazione internazionale che finalmente ritorna dopo 2 anni. La Fiera di Isola della Scala è la più importante manifestazione gastronomica monotematica in Italia per numero di visitatori, seconda in Europa solo all'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Tra i protagonisti del nuovo ristorante all'interno dell'area fieristica ci sarà lo chef Matteo Silero, il più giovane d'Italia ed Europa ad aver ottenuto la stella Michelin. Ma ripartiamo oggi dopo 2 anni di fermo dovuto alla pandemia, densi di entusiasmo, di energia, con lo sguardo al passato ma anche con lo sguardo al futuro, l'innovazione, quindi vi saranno nuovi stand, nuovi allestimenti e un occhio particolare anche a certe tematiche del consumo del riso. Le ultime edizioni hanno raggiunto una media di 500.000 visitatori. La ripartenza di quest'anno si concentra in poco più di 2 settimane, interessando comunque 3 fine settimana. L'impatto della manifestazione coinvolge l'intera provincia, da chi cucina, chi serve, chi vende, ai fornitori. Si calcola che dà lavoro a più di 1.000 persone. La nostra tradizione ci ha portato a questa manifestazione, ne siamo fieri e sono particolarmente contento anche a livello personale per il fatto che abbia questi risvolti, cioè riuscire a dare lavoro a persone, diciamo, sia pure per un paio di mesi, magari è poco, ma contribuisce sicuramente al bilancio familiare e al bilancio aziendale per certe aziende che magari possono trovarsi in particolari momenti anche di difficoltà. E ora da Isola della Scala ci spostiamo invece al Lido di Venezia, perché oggi è la giornata del via della Mostra del Cinema, l'edizione numero 90, una mostra del cinema dove ci sarà il ritorno anche del red carpet, questa volta quello vero, quello in presenza, dopo le ultime 2 edizioni limitate a causa della pandemia. Ieri è sbarcata anche Rocío Núñez, la madrina di questa edizione. Oggi dicevamo la prima proiezione e dopo la cerimonia anche la consegna del Leone d'Oro alla carriera, il primo Leone d'Oro che sarà consegnato in questa edizione numero 90 a Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, la vediamo nelle immagini, insomma un'attrice molto amata anche dal pubblico italiano. E poi i protagonisti del primo film in concorso che inaugurerà il festival, White Noise, oltre al regista Noah Baumbach, gli attori Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle e Jodie Turner Smith. E questo è tutto per quanto riguarda l'edizione di oggi del TG Vento News. Grazie a tutti per l'attenzione, a tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Formaggio asiago DOP.